è fallita Valle Crati, l'amministrazione comunale, con delibera di giunta, a noi ci ha reintegrato di nuovo nel comune, ci ha reintegrato e noi abbiamo continuato a lavorare, a fare il lavoro che si faceva sempre. A un certo punto, il 28 marzo, noi ci ritroviamo a casa, licenziati, senza nessuna motivazione. Come mai adesso che la gestiscono loro, a noi ci hanno mandato via? Dopo tanto impegno che ci abbiamo messo sulla campagna elettorale e via di seguito. Se loro adesso si trovano su quella poltrona, grazie al nostro contributo anche elettorale, perché l'abbiamo messo su questo campo qua, adesso andatevene a casa, arrangiatevi, perché poi se ne parla. Questi lavoratori e queste lavoratrici non è che perdono l'occupazione precaria che hanno e trovano occupazione in un'industria in Calabria, non la trovano purtroppo manca al nord ormai, ma in Calabria è impossibile. Il lavoratore a 40-50 anni non avranno mai la possibilità di ricollocarsi. Allora è il compito, meglio dire, della Regione Calabria continuare a dare una continuità lavorativa e trovare gli strumenti di stabilizzazione con il governo nazionale. Questa è la battaglia principale che deve fare la Regione Calabria e invece molte volte la Giunta Scopelliti pensa a altre cose che sono futili. I soldi vanno investiti per dare lavoro e stabilità. Questo è il punto principale, su questo il PD non farà sconti. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà se c'è qualcosa.